arriviamo in via dei Gombruti quando appunto un'altra lapide del Comitato per Bologna Storica Artistica ci ricorda che qua c'era un altro serraglio. Un altro serraglio, il serraglio di Barbaria. Esatto. Perché siamo proprio in via Barbaria. All'angolo, esatto, tra via dei Gombruti e via Barbaria. Esatto. Vediamo la targa. La targa dice, qui nel mezzo della via era una porta della città nelle mura penultime, detta il serraglio di Barbaria, demolita l'anno 1257. Quindi in realtà si tratta di una delle prime porte della seconda cerchia demolite. Che poi viene demolito, esatto. Addirittura alla fine del 200, quindi veramente molto presto. E la lapide del comitato ricorda con grande precisione appunto il momento della demolizione ancora medievale della porta del serraglio di Barbaria. E da qua la via dei Gombruti appunto corre dritta. Verso nord fino ad arrivare, adesso tra poco ci arriveremo, al torresotto esistente di via Portanova. Perfetto. Dicevi tu che è un rettilineo effettivamente, e noi adesso attualmente stiamo percorrendo il quarto lato. Della cerchia muraria dei Mille, quarto lato che appunto va verso nord, di cui noi abbiamo già percorso i primi tre lati che sono effettivamente i primi due hanno un andamento circolare perché percorrono effettivamente il lato, le zone longobarde, certo. Giusto, della, appunto delle insomma preesistenti longobarde, e poi successivamente andando verso nord invece la cerchia segue la parte romana, certo. Della città appunto romana bolognese. Esatto,